l'Inter di domenica. Attenzione al pallone per Paloschi, buono il controllo, Paloschi può calciare, grande gol, bravissimo Alberto Paloschi. Questo ragazzo ha veramente un futuro, Alberto Paloschi. Guarda il movimento, guarda, si allontana e poi riparte dentro, molto bravo poi a rubare il tempo a Sardo e a calciare con il destro. A gennaio è un punto fermo della primavera. Gurkup, e qui c'è invece il gol del pareggio, l'altruismo di Gilardino che trova il giovane Paloschi. 190, bresciano di nascita, cresciuto nel settore giovanile, vive a Gallarate nel pensionato dei ragazzi rossoneri e all'ultimo anno di liceo scientifico. Per lui anche un esordio importante nel Under 16. Attenzione subito, Paloschi! 1-0, incredibile, è il primo pallone toccato, si presenta così alla Serie A Alberto Paloschi, giù il cappello. Drifted again dangerously, it's a goal for AC Milan, just what they needed, Paloschi getting in there. Controllo con il sinistro e destro che vale l'1-1, secondo gol in questo campionato per l'attaccante di provenienza Milan. Paloschi sfrutta il buco al centro della difesa del Frosinone. Fuori aria, poi Budel va a cercare Trust che a sua volta pesca Paloschi e il Parma passa in vantaggio. Quarto gol in questo campionato per Paloschi. L'1-2 del Parma che in zona Cesarini ne approfitta e colpisce ancora. Bassi perde piuttosto goffamente il pallone in uscita e Paloschi, in agguato come un falco, insacca da posizione defilata. Centravanti della Parma e insacca per il 3-1 dei Ducali. Al centrocampo si aggiunge la chirurgica praticità dell'attacco. Vedere per credere al 27esimo, cross di Zenoni dalla destra, Stellini non ci arriva al contrario di Paloschi, colpo di testa e scacco matto al Bari in due mosse. Ottavo gol stagionale per Paloschi, questo sì veramente alla Inzaghi. Castellini ha il tempo di mettere giù, prova con il sinistro, deviazione di Lucia, palla su Paloschi che è in posizione regolare, controllo di Paloschi e rete del pareggio per il nono centro in questo campionato dell'attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan. Paloschi sfugge alla guardia dei difensori e spedisce il pallone in porta. Decimo gol di campionato per lui, il pallone forse viene deviato da un giocatore del... La promozione diretta in Serie A del Parma di Guidolin che affronta il Vicenza di Gregucci, già salvo, lancio di Leone in profondità per Paloschi al 12° minuto, il vantaggio del Parma con Alberto Paloschi al suo 11° gol stagionale, un gran destro a incrociare la ripresa ed è subito Parma, lancio di Morrone in profondità, sempre sulla linea del fuorigioco. Paloschi si porta avanti il pallone di testa col sinistro, Frison c'è ma non basta per il salvare la porta dal 4-0 del Parma con la doppietta di Alberto Paloschi. Alberto Paloschi che sembra essere pronto per tornare a indossare la casacca del Milan. Ancora per Paloschi, Parma in vantaggio, Alberto Paloschi. Attenzione alla palla in aria con Lanzafame che la riceve da Paloschi, ancora Lanzafame, prova Paloschi e la gola del 2-1 del Parma, 90 secondi sul cronometro e Paloschi firma il suo primo gol stagionale in Serie A. E finisce in gol, il gol di Paloschi, il gol di Paloschi. Ecco qua Paloschi che altissimo non è ma qui stacca benissimo. Ancora Castellini, cross dentro Paloschi, prova ad arpionare, Paloschi destro, 2-0, Paloschi, 2-0, un gran gol quello di Paloschi, voglio vedere come ha fatto a dare il 7. Ma che gol stiamo vedendo, dei capolavori, io credo che non ci sia deviazione, sia proprio l'intenzione del giocatore ad andare a pescare l'angolo. Il cross di Floro Flores, Paloschi, è libero, Paloschi! Palacio, gioca dentro Paloschi, 4-3, incredibile Marassi, da 0-3 a 4-3, doppietta
tempo, ma la musica non cambia. È sempre il Chievo a macinare gioco. Gallozzi lancia lungo, Cesar di testa fa la sponda per Paloschi che infila il pallone in rete per il 3-0. Paloschi, prova Paloschi, gol! Paloschi accorcia le distanze e rimette in corsa il Chievo. Saldo, la palla dentro ancora verso Paloschi, Paloschi sul pallone vagante! Il gol di Paloschi, la sblocca lui dopo 2 minuti. Ancora non è disposto, Paloschi la mette giù, può prendere la mira, tocco sotto, Paloschi! Doppietta di Paloschi al 24esimo. Questa pregevole azione sulla sinistra, cross al centro di Zukanovic, la girata di Paloschi è già 0-2. Paloschi va a festeggiare sotto la curva. Altra amnesia difensiva della squadra di Zeman. 9 minuti. And this time he makes sure Chievo surely have won it. Area di rigore Pellissier, porta avanti il pallone dentro per Paloschi che salta Carrizo, porta vuota. E gol del 3-1. Si iscrive anche Alberto Paloschi alla festa del Chievo. Attraverso il centro e ha servito una grande palla a Paloschi sul filo del fuorigioco che ha saltato molto facilmente il portiere. Левый фланг. И отличный заброс и гол! Альберто Паловски забивает гол. Значит, Паловски и как здесь действовал? Nella mischia Paloschi al posto di Estigarribia e il cambio risulta anche in questo caso corretto. Terò mette in mezzo per Paloschi che sfrutta un rimpallo fortuito e corregge in rete portando a 3 le reti di vantaggio. Terzo centro stagionale per l'attaccante bresciano. Con una doppietta di Paloschi, il primo gol su rigore al 16esimo con una esecuzione perfetta del dischetto, il secondo al 25esimo con una conclusione angolata che non ha dato scampo al portiere Benassi. Al 36esimo c'è un buon dai e vai tra Terò e Dramé con Paloschi che entra in area pericolosa, attenzione, cerca di andare al tiro, il gol, va in vantaggio con Paloschi. Il rimpallo che favorisce la percussione, qua siamo nella parte conclusiva quindi non si capisce bene. Vedete che va al tiro, non c'è opposizione. La rimessa da parte del Chievo, Mirante morto su Paloschi, traversa, gol! Ha segnato il Chievo. 1-0, rocambolesca, Paloschi. Il gol dell'ex al 15esimo. Ci siamo addormentati su questa rimessa laterale. Mirante ha effettuato 2 miracoli. Altro traversone, cerca il tempo per lo stacco, si ritira Oguana, il controllo con il petto a dare una mano ai difensori della Livorno, arriva anche Benassi, poi Siligardi, Paloschi, posizione regolare, Paloschi! Alberto Paloschi fa subito 1-1! Messa molto lunga e poi Etemai la mette in mezzo ed il Chievo torna in vantaggio all'ultimo secondo del primo tempo. Fischia D'Amato. Parte Paloschi, si porterà a casa il pallone, Alberto Paloschi. Ora il Chievo metterà in campo Paloschi con il terzo e ultimo cambio, ma ormai la partita sembra essere sfuggita di mano. Tutti a centro area, palla bassa sul primo palo, il colpo di testa a prolungare, la palla rimane lì! E arriva il 3-2 del Chievo, a meno di 9 minuti dalla fine, proprio Paloschi sigla la rete del 2-3. Paloschi che fa tutto bene, lo vediamo, si gira e trova l'angolo alto, 2-1 e seconda rete per Paloschi in campionato, soddisfazione personale e null'altro perché la partita finisce qui. Dunque la Samp prosegue la sua striscia positiva, 8 punti in 4 partite. Palla filtrante, attenzione alla Chievo, il cross dietro per Paloschi, raddoppio Chievo, Alberto Paloschi, tutti di gioco. Per il Chievo, Zukanovic pesca bene, Paloschi, rete del Chievo, ma Paloschi lasciato colpevolmente solo
dai difensori dell'Hellas. Restano i dubbi sulla posizione del numero 43. Caremeggiorini, ottima la sponda per Paloschi in posizione regolare col destro. Il vantaggio del Chievo, la rete di Alberto Paloschi, quinto gol in questo campionato, il sesto in 8 partite giocate contro il Genoa. Prova a mettere dentro, a cercare Paloschi, dall'altro lato si coordina col destro. Un'altra doppietta al Genoa per Alberto Paloschi. Raddoppio Chievo, 2-0 al Ferraris dopo 23 minuti della ripresa. Era Paloschi che se ne va, il destro 1-0, terza rete consecutiva per l'attaccante, bottino personale che tocca quota 7, decisivo lo splendido assist di tacco di Meggiorini, colpevole comunque la difesa rosanero. Esterno destro deviato da Maurizio, si coordina Paloschi, destro imprendibile per Marchetti al 31esimo del secondo tempo, pareggia il Chievo, l'esultanza di Paloschi all'ottavo gol in questo campionato, posizione regolare perché Paloschi è tenuto in gioco da Onazi. Poi la sua conclusione non può nulla Marchetti. E allora a questo punto... Al primo affondo, padroni di casa in vantaggio, discesa di Schelotto, cross largo a rientrare, Pellissier fa da torre e Paloschi da solo vicino al primo palo realizza di testa. 1-0 al nono minuto e 9 sono anche i centri stagionali dell'attaccante di scuola Milan. La replica... 2011-2012-1, ma ancora Chievo, il traversone in mezzo, Paloschi! Così col mancino sul secondo palo a cercare Castro, anticipato poi Gobbi direttamente in cross verso Meggiorini e Paloschi dopo l'assist attacco da parte di Meggiorini, arriva il gol di Paloschi, anche per lui il secondo in questo campionato, e il Chievo raddoppia sulla Lazio. Bizzarri di testa riesce a far passare il pallone Meggiorini verso Birsa, mette il pallone sul sinistro, ancora lo controlla Birsa, dentro per Paloschi con il destro. Alberto Paloschi mette il punto esclamativo ed è 4-0 del Chievo Verona sulla Lazio. Ancora una volta azione di ripartenza, questa volta concretizzata nel migliore dei modi dalla formazione di Maran. Bizzarri di testa riesce a far passare il pallone Meggiorini verso Birsa, mette il pallone sul sinistro, ancora lo controlla Birsa, dentro per Paloschi con il destro. Alberto Paloschi mette il punto esclamativo ed è 4-0. In qualche modo Izzo lo ferma, Meggiorini prende il pallone, entra in area, prova a metterlo dentro morbido per Paloschi e c'è subito il gol del Chievo con Paloschi, 0-0, Chievo 1, ancora lui, Paloschi, la bestia nera del Genoa, vantaggio immediato del Chievo. Attenzione al Chievo con Meggiorini, il controllo ottimo a far fuori Piris, la palla poi arriva a Birsa di testa, Carnesi si traversa, poi Paloschi, Chievo 1, Udinese 0, la firma di Paloschi, quinto centro stagionale per Alberto Paloschi, che prima dà lo sguardo al guardalinee, tutto regolare. De Paloschi che spiazza il portiere del Frosinone, e allora all'89esimo passa avanti il Chievo Verona, il gol su calcio di rigore. Paloschi, il cross in area di rigore, attenzione al movimento da parte di Inglese, palla sul palo e poi arriva il gol da parte di Alberto Paloschi che poi si infortuna, riapre il match il Chievo, Alberto Paloschi. Ancora una volta però è la squadra di Maran a mantenere il pallino del gioco, colpo di testa e grandissimo gol del Chievo con Skorupski che viene sorpreso.